Alba Adriatica a caccia della vittoria che manca ormai dal 12 dicembre. Dall'altra parte abbiamo il Ponte Vomano che vuole dare seguito alla striscia positiva ma arriva a Luca Vallese senza 8 giocatori tra squalificati e infortunati e con lo stesso tecnico Piccioni in tribuna appiedato dal giudice sportivo. Partono meglio gli albensi all'undicesimo, traversone velenoso di Picone, Gava si rifugia in calcio d'angolo. Si fa vedere anche l'ex torre destro improvviso, il portiere ospite ben piazzato, blocca. Scampato il pericolo, il Ponte Vomano alza la pressione, minuto 17, Touré innesca Polisena che cestina il vantaggio solo davanti a Barduagni. Ma il gol è nell'aria e arriva al minuto 25. Touré lotta come un leone, controlla una sfera non semplice e scarica in porta battendo Barduagni. L'Alba Adriatica fatica a costruire azioni degne di nota e a rispondere. Il Ponte Vomano si fa vedere nuovamente minuto 37. Touré mette al centro per Dorazio che però calcia male. E con le immagini montate da Maria Carannante passiamo alla ripresa. Alba in avanti, quinto minuto, corner di Picone, palla che attraversa tutto lo specchio ma non ci sono giocatori di casa pronti a spingere in rete. Al decimo minuto arriva il calcio di rigore, viene atterrato in area Paravati, per il signor Beltrano di Rimini non ci sono dubbi, calcio di rigore, dal dischetto va Anas, boom boom Icramella che realizza l'1-1. Sempre lui più pericoloso, Icramella raccoglie un traversone proveniente dalla destra, controlla, si gira, conclusione bloccata da Gava. Alza la pressione la formazione di De Amicis, Passamonte mette Torre solo davanti a Gava che tentenna e consegna così la sfera agli avversari. Ancora Alba in avanti, azione di Passamonte per Torre che mette al centro per Icramella solo davanti a Gava, conclusione però solo a fil di palo. Si rivede Ponte Vomano al minuto 38 con Faenza, la conclusione che termina sopra la traversa e al 40esimo l'Alba ha l'occasione per passare in vantaggio, calcio di punizione di Pantoni che però si infrange sulla traversa. L'ultima azione degna di nota è del Ponte Vomano sugli sviluppi di calcio d'angolo, Basilico tutto solo però calcia a lato, termina 1-1 tra Alba Adriatica e Ponte Vomano. E di momento De Amicis, alla fine un buon punto, però un primo tempo eravate partiti benissimo, avete subito la rete, siete andati in sofferenza, nella ripresa siete stati bravi a pareggiarla, avete creato anche diverse occasioni, però è mancato sempre il guizzo vincente. Sì, è vero, disamina attenta, lucida quella che hai fatto e alla fine ti dico non era neanche facile, passato sotto in vantaggio, è chiaro che l'avversario che si difende su questo campo è avvantaggiato, no? Invece siamo riusciti a creare diverse situazioni, anche giocando palla a terra, ho detto ai tre attaccanti di giocare un po' più vicini, infatti si sono cercati con maggiore frequenza e è venuto fuori un altro tipo di partita. Nel primo tempo effettivamente sapevamo di queste giocate sopra la nostra linea del Ponte Vomano ed eravamo piazzati anche bene perché per esempio nell'azione del primo gol eravamo 3-2. È chiaro che se poi perdi i duelli con quella facilità è normale che ti possano fare gol, soprattutto giocatori di quella qualità, no? Parlo del numero, il ragazzo di colore, bravissimo, giocatore veramente forte. Invece al secondo tempo siamo andati bene, forse meritavamo la vittoria molto probabilmente per quello che si è visto. Come ho detto al tuo collega, questo è un brodino caldo. La classifica la muoviamo, però abbiamo bisogno di una vittoria. Oggi è la classica partita da vincere, con le buone e con le cattive, come si dice. Ci siamo andati molto vicini e mi rimane la prestazione, soprattutto quella del secondo tempo, vista la bruttissima partita di Casalbordino, dove l'allenatore veramente rimane spiazzato. E al martedì, quando abbiamo ricominciato l'allenamento, non sapevo che cosa dire, da dove ricominciare, sinceramente. Ero veramente molto preoccupato, invece dopo questa partita sono ancora un po' più sollevato, anche se mi rendo conto che la vittoria sarebbe stata di fondamentale importanza oggi. Direttore Di Simone, un buon punto strappato qui ad Alba Adriatica, un buon primo tempo, ma tutto sommato con 8 in
indisponibile di più, non si poteva fare. Sì, bravi ai ragazzi, perché veramente oggi eravamo in condizioni molto molto rimaneggiate. Abbiamo portato in panchina 5-6 ragazzi, ma giusto per non fare brutta figura, perché non avevamo cambi. Infatti, se avete notato, abbiamo fatto un paio di sostituzioni a un minuto dalla fine, quindi bravi ai ragazzi.